Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Ma come evidenziare una parola in un video? Beh, molte volte ci troviamo di fronte a tipologie di video come i documentari oppure dei semplici tutorial in cui vogliamo porre l'enfasi su un determinato punto della schermata. Non per forza una parola, ma potrebbe essere anche semplicemente un elemento da voler evidenziare ai nostri spettatori. Pensiamo un tondino all'interno di una fotografia per evidenziare un volto, oppure una striscia, un'animazione per evidenziare una parola o una serie di righe all'interno di una pagina ed escludere tutto il resto. Possiamo farlo in pochi semplici passaggi, quindi come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e a seguire i nostri profili social. Se volete poi approfondire il mondo del video editing e del videomaking potete seguire anche il mio canale personale e ora possiamo cominciare con il tutorial. Dunque, la prima cosa che ci serve è una registrazione schermo sulla quale abbiamo un elemento da evidenziare e da distaccare dal resto degli elementi presenti all'interno della registrazione. Ho detto registrazione schermo, ma potrebbe essere qualsiasi tipo di video, In questo caso lo facciamo però con il testo, l'esempio di evidenziazione. Mi sposto qui all'inizio della timeline, dopo aver rifinito e accorciato la mia clip di registrazione schermo, e la mia intenzione è quella di andare a evidenziare questa frase: Filmora video editor per Windows fino a quando il mouse non si allontana, ok? Quindi circa un paio di secondi, 2 o 3 secondi. A questo punto vado ad apporre, quando mi sono allontanato con la freccetta del mouse, un marker, un indicatore, e lo faccio con il tasto M oppure con questa icona sulla destra, aggiungi indicatore. Qui so che dovrà finire la mia animazione di evidenziazione, il mio effetto, che potrà essere uno qualsiasi. Quindi mi sposto di nuovo e vado a selezionare testo in alto a sinistra. Da qui posso selezionare qualsiasi testo, non c'è differenza, va un po' a gusti personali. Quindi lo aggiungiamo al progetto, lo andiamo a sovrapporre alla nostra clip video. In questo caso il testo vero e proprio non ci interessa, ma ci interessa poter agire sulla sua animazione. Quindi potremmo andare a premere sul pulsante esperti, che sono le impostazioni avanzate del testo, per andare a fare le regolazioni che ci interessano. Prima però vado ad accorciare la durata del testo fino a dove ho messo il marcatore precedentemente. Ora clicco su esperti e da qui vado a cancellare per prima cosa il testo. Come seconda cosa vado a utilizzare lo strumento aggiungi forma, e in questo caso sceglierò un rettangolo. Posso scegliere qualsiasi cosa ovviamente, ma mi viene più comodo il rettangolo. Il testo posso anche andare a eliminarlo, in questo caso non mi interessa proprio avere le configurazioni relative al testo. Siccome qua è tutto bianco e vediamo a malapena l'animazione del rettangolo, dovremmo andare a cambiare il colore, quindi vado a mettere un colore che sia abbastanza evidente, appunto, e aumentare anche la dimensione del bordo, proprio così. Quindi vado a spostarlo sulla frase che mi interessa. Posso anche andare a regolarlo, ovviamente, come sappiamo, dai punti di controllo, in questo caso solo da questi due laterali. Poi vado a selezionare animazione, scelgo un tipo di animazione da applicare a questo rettangolo, quindi anche qui va bene qualsiasi tipo, per esempio la girandola potrebbe andare bene, oppure una comparsa, una dissolvenza, qualsiasi cosa, non ha importanza, diciamo che però deve richiamare l'attenzione in qualche maniera. Quindi vado a selezionare una comparsa e ok, potrebbe essere questa oppure questa, da destra a sinistra ha più senso, è più bello da vedersi, e posso anche andare a decidere la velocità e la durata di questo effetto, come andando a spostare questa levetta qui che vediamo, sia per quanto riguarda la comparsa, ovviamente più corta sarà e più sarà veloce l'animazione di comparsa, e viceversa, quindi lasciamola mediamente lunga in modo che non sia eccessivamente veloce. Una volta finito facciamo clic su applica. A questo punto il risultato è questo. Però dobbiamo andare ovviamente a ridurre l'opacità, quindi selezioniamo il nostro testo e scorriamo sull'opzione video. Adesso vado a ridurre l'opacità in questa maniera, insomma fin quando mi vanno bene i valori e che rimanga visibile il testo ovviamente. E questo sarà poi il risultato finale. Bene, abbiamo visto come eseguire questo effetto, questa animazione, può essere personalizzata in tutti i suoi aspetti, quindi se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, seguite le nostre pagine social o il mio canale personale, noi ci vediamo al prossimo video, a presto!